Bella gazzettari, torniamo con un nuovo episodio della mia rubrica nella quale vado ad affrontare punti forti e punti deboli di alcuni dei fighter della UFC. Ho analizzato tanti fighter fino adesso, da Marvin Vettori a Giuliana Pegna, passando per Petr Yan e tanti altri. In particolare l'episodio precedente riguardava punti forti di Brian Ortega, T-City ragazzi. Quindi i suoi punti forti, per fare un veloce recap, sono il volume dei colpi, le sottomissioni, il mento importante e la grandissima resistenza, nonché una discreta media di knockdown portati, considerando il fatto che non è uno striker. Oggi andiamo a affrontare i punti deboli, ragazzi, e purtroppo per Brian i punti deboli ci sono e incominciano a essere anche abbastanza. Questo potrebbe probabilmente essere uno dei motivi per i quali, nonostante abbia avuto una carriera sfolgorante, quando è arrivato veramente il momento di prendersi tutto, Brian ha fallito sia con Holloway sia con Volkanovski. Quindi sigla e partiamo con i punti deboli. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Allora ragazzi, come vi avevo anticipato anche nel primo video, secondo me uno dei punti deboli fondamentali di questo fighter è la bassa precisione nello striking, ragazzi. 38% di colpi portati veramente a segno, sono un numero, una percentuale bassa dal mio punto di vista, nonostante T-City abbia un volume elevato, 4,15 colpi portati ogni minuto. La precisione del 38% va a vanificare molto del lavoro che viene fatto da Brian Ortega. Ragazzi, ma prima di continuare vi ricordo come sempre di lasciare un bel pollicione in su per sostenere il mio lavoro, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi tutti i video che escono con cadenza giornaliera, ma soprattutto ragazzi la live del venerdì che alle ore 9 ogni venerdì per tutto il 2022 ci terrà compagnia. E poi secondo me il secondo punto veramente negativo sono i troppi colpi assorbiti, ragazzi. Troppi colpi assorbiti, 6,28 colpi assorbiti da Brian T-City Ortega ogni singolo minuto, che sono davvero un valore elevatissimo ed è un valore che secondo me dovrebbe cercare di abbassare, perché incontri come quello di Holloway sono incontri che a lungo andare ti distruggono e gente anche del calibro di El Cucuy Ferguson secondo me può confermare. Nonostante sia migliorato tanto negli anni a livello di striking, perché è migliorato soprattutto nella sua box, è diventato un po' più spregiudicato, infatti ha anche aumentato il numero di colpi subiti, però è diventato più spettacolare e più imprevedibile, rimangono dei punti secondo me che dovrebbero assolutamente essere migliorati. Il numero di calci portati, ragazzi, questo è sicuramente un altro elemento che deve essere migliorato da Brian T-City Ortega, perché secondo me porta troppi pochi calci e questo è una pecca nel suo gioco in piedi, ragazzi, è una pecca nel suo stand-up game. In più, anche a livello di box, non si concentra mai sul corpo, è uno che punta la testa e non lavora al corpo, comunque non lavora sufficientemente al corpo. E per concludere ragazzi, l'ultimo punto che secondo me veramente penalizza Brian Ortega, probabilmente uno di quelli che lo penalizza di più insieme alla bassa precisione nello striking e ai troppi colpi assorbiti, è il fatto che non tenta tantissimi takedown, perché ne porta 0,80, ragazzi, 0,80 takedown non sono tanti, con soprattutto una precisione bassissima, solo 24% di precisione portata nei suoi takedown, ragazzi. Il che vuol dire che non si mette realmente nella condizione di poter giocare la sua carta, che è quella della sottomissione, ragazzi. Perché portando una media di 0,80 takedown ogni 15 minuti, con una precisione tra l'altro così bassa, ti metti poche volte nella posizione di poter sottomettere il tuo avversario, che poi spesso è la carta vincente per Brian Ortega. Poi è anche vero che Brian ha la capacità di sottomettere gli avversari da qualsiasi posizione, quindi anche in piedi volendo. Però rimane il fatto che migliorare la precisione dei takedown e migliorare il numero di takedown portati potrebbe sicuramente andare a vantaggio del suo gameplay, ragazzi. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate sia di Brian T-City Ortega sia di questa analisi, e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao belli!